bene. Sì. Allora io inizierei dalla Madonna del Crocevia, la Madonnina che va fatto vedere dove le giovenche si fermarono e scelsero poi. Sempre t'ho vista a fa da guardia al Crocevia, fin da quando avevi la veste antia. Di mattoni rossi, otti alla fornace, stavi lì per insegnare la pace. Ti buttonno giù per allargare la via, ma se un ti rifacermi, babbo, per l'altro c'eri mia. C'era dell'aria il vento del cambiamento che buttò via l'aia e fu corsa all'inquinamento. Te stavi lì a guardando in mezzo a tanti ulivi, tutta presa a riordà i tu dolci decrivi. Io ti guardavo per capir mistero, tanti visi avevi che un rispondevano al vero, e finalmente un giorno si è aperto il velo, è rimessa lì per indiar un sentiero, la Madonna della Rocca è il tuo viso vero. Questo è scritto al vernacolo, perché queste cose vanno riportate con la lingua dei tempi. E questa è la Madonna del Masso. Nel bosco che fa da confine tra Partino e Villa Saletta, che è in due paesi di Este Olline, c'era un masso antio con alta vetta, e sotto questo masso fu trovato un quadro pitturato a olio su tavola di legno, che nel territorio lasciò il segno. La Madonna o il bambino c'era raffigurata, così la Madonna del Masso fu chiamata e dalla gente dei dintorni venerata. La terra di Onfine, da che è mondo, è sempre contrastata. E fu che la Madonna del Masso fra Partino e Villa Saletta fu contesa. Per dare alla Madonna del Masso un paese, fu deciso e fu sirfato a pigliare la decisione. E messo il quadro sul carro da due giovenche tirato, fur fata scegliendo si sarebbe fermato. Dalla Rocca di Valle presero la via e viensero assorti al Crocevia, dell'oggi provinciale via. Fu lì che le giovenche si fermonno a guardà, mentre la gente dei due paesi le chiamava di qua di là. Villa Saletta fu la prescelta
E in del punto dove rimasero a guardare, il popolo di Partino una Madonnina a riordo ci forse fa. E la Madonnina che sta al crocevia è lì per inviare la via del rupestre santuario, che era meta di doni e di rosario. Anco da sacerdoti gli era venerato, oggi tutti se l'hanno scordato. E il quadro restaurato non somiglia neanche un po' all'antico quadro trovato. Ma quel che è peggio, ancor masso è cascato, e non c'è speranza di rivederlo alzato. Di tronchi e rami si è coperto il sentiero. Di certo esto non è un luogo santo per lo straniero. Bravo. E questo è qua. C'è un po' di storia, un po'. E ora ho messo insieme due cose per voi. L'ho intitolato In cammino con il gruppo Rifugio Trecchi. Il campanile di Forcoli ci ha dato il buongiorno, i platani secolari ci hanno dato il benvenuto. Il gruppo Rifugio Trekking si scambia i saluti, parlando nel frattempo di condivisi ricordi. Scorre l'acqua del rio ai lati del grande viale. Entriamo nel bosco, il cuculo ci regala il suo canto sull'eco delle voci del gruppo che già risale la strada verso il colle. Sotto gli alberi fa luce il botton d'oro, sopra gli alberi pezzi di cielo grigio. Biancospini e Abornielli contornano il boscone. Frasi sparse io sento. Al mio barbiere gliel'ho detto, non ci va mai in bosco. Poi la natura mi riprende. Si esce dal bosco e ci allieta il vigneto. Un uomo dice, ci hanno dato il diserbante, lo danno dappertutto, anche a Montarcino. Alcune donne parlano di biancheria intima e di bucato, altre di erbe di campo da cucinare. E spunta il pollice verde, non solo di fiori, ma anche di ortaggi. Vecchi casolari spuntano dal bosco ed ecco le ginestre di cipressi. Alle spalle su di un colle la Montacchita. Davanti a noi il vecchio torrino di caccia, che ha dintorno un vigneto circolare, serviva da vedetta e per far da guardia ai ladri. Ci viene indicata la casa Cannetacci, che aveva un argine di fichi d'India. Il gruppo di trekking saluta il passaggio dei ciclisti di mountain bike. Si trova il cisto da fiori bianchi. In fondo al gruppo sento parlare di politica. Il primo cittadino è più avanti. Parlano del terremoto dell'Aquila, ancora da ricostruire, che in Italia manca il senso civico, il senso del dovere, che siamo più responsabili delle cose altrui che delle nostre. Al vecchio Torrino un uomo ricorda il contadino con la vanga, mentre un altro parla di telefonino e di tutte le sue varie funzioni. Sono arrivata qua. Poi tanto ancora c'è, però è proprio da mettere un po'. Lo farò. Thank you.
Andando compro tutto io.